John Born, ragazzi, pochi cazzi e benvenuti in questo nuovo video. Parlerò leggermente più piano del solito, semplicemente perché accanto a me ci sono persone che studiano e quindi mi disprezzano. Però volevo parlarvi della situazione della Roma per quanto riguarda il prossimo allenatore del prossimo anno. Perché? Perché ovviamente Spalletti ha detto che qualora la Roma non dovesse vincere un trofeo fino a fine anno non rinnoverebbe il contratto, quindi mi pare ovvio che non rinnoverà il contratto, perché ormai siamo praticamente fuori da tutto, c'è rimasto solo lo scudetto, ma è quasi impossibile parlare di scudetto. Per cui si è parlato di diversi allenatori, alcuni non mi sono piaciuti, altri mi hanno fatto decisamente schifo, per cui adesso andrò, diciamo, a dire che cosa ne penso degli allenatori di cui si è parlato. Prima di tutto si è parlato di Gasperini, per favore Gasperini no, ma non per nulla. Allora, io penso innanzitutto che centrando l'Europa con l'Atalanta, che è un obiettivo storico, Gasperini vorrà confermare quanto di buono fatto quest'anno. Non so se ci riuscirà, però insomma si è preso l'Europa e ora sicuramente se la vorrà giocare. Seconda cosa, Gasperini lo abbiamo visto sempre a Genova, con il Genoa facendo dei campionati discreti, mediocri, qualche campionato anche buono, però nulla più. E quando è andato in una big, l'Inter, che comunque vabbè sì, aveva una situazione non proprio brillante, però comunque sempre di big si trattava, non ha fatto granché. A me Gasperini sinceramente non piace tanto. Se dai via Spalletti, più che altro preferisco che riusciremo a prendere un allenatore un pochino più blasonato. Ora, si è parlato di Mancini e sinceramente Mancini non è che mi faccia impazzire, anzi lo sapete benissimo che cosa ne penso io di Mancini. Per favore no, non mi piace ragazzi, perché fa un gioco che è tutt'altro rispetto a quello che gradirei vedere dalla Roma. Spalletti gioca con diciamo a trazione anteriore e comunque è quello il gioco che mi piace, a differenza di un Mancini che sa giocare tutta in difesa e in ripartenza, e sta cosa non è che mi faccia impazzire. Mi piacerebbe un pochino di più Ranieri, sinceramente, non che Ranieri giochi in avanti, però meglio che Mancini, che l'unico poi può piacere o non piacere, però Mancini proprio non mi piace, ragazzi, era l'unico allenatore che giocava con quattro punte in campo e faceva il catenaccio, non ho mai capito questa cosa, però con l'Inter andava anche discretamente bene, però se devo vincere tutte le partite 1-0, vabbè, vincere lo scudetto sì, però devo vincere tutte le partite 1-0, arrivare a secondo comunque, preferisco divertirmi e guardare un gioco bello, se poi tanto devo arrivare a secondo in ogni caso, se mi fai vincere lo scudetto ben venga. Mi piacerebbe più Ranieri, anche se ci sono dei problemi con Claudio Ranieri, perché è stato cacciato dall'Leicester e lui ha detto che o gli danno tutti i soldi che avrebbe dovuto prendere da qui fino alla fine del suo contratto, o lui rimane sul groppone dell'Leicester per tutta la vita perché non gli è piaciuto come lo hanno cacciato, quindi finché non gli scadrà il contratto. E io penso che a questo punto rimarrà lì, a meno che non gli arrivi un'offerta di un big club, che si parla insomma di Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco, Juventus, questi sono i big club. Se non arrivi diciamo, un'offerta da questi club, difficilmente abbandonerai il contratto dell'Leicester. Poi si è parlato di Sarri addirittura, perché a fine anno hanno detto che ci poteva essere questo scambio, visto che De Laurentiis non sta in buoni rapporti con Sarri, Spalletti sarebbe potuto andare a Napoli. Sinceramente, sapete quello che penso di Sarri? Nemmeno Sarri, secondo me, farebbe al caso della Roma. Non mi piacciono molti cambi che fa, più che altro fa i cambi un po' in ritardo, come li fa Spalletti, per cui sinceramente servirebbe bene a ben poco. E poi soprattutto non mi piace che non riesce a mutare il suo gioco durante il campionato o comunque nella partita in sé. Cioè, abbiamo visto con il Napoli molto spesso. Non me ne vogliono i tifosi del Napoli che dopo l'infortunio di Milik ci ha messo veramente tantissimo per scoprire un Mertens falso 9 e continuava a lanciare, che so, gabbiadini punta, che punta non è, perché non voleva andare a variare sul suo modulo. E un allenatore per me deve usare, diciamo, un metodo camaleontico per riuscire a girare tutta la squadra nei momenti di difficoltà. Penso che si è parlato, ragazzi, vabbè, dei soliti, Pochettino, proprio per, ma Pochettino non lascerà mai il Tottenham con soldi, progetto, top player per venire a Roma per fare che, per ricostruire. E gli ultimi due nomi di cui si è parlato sono Sampaoli e Emery. Io dubito che Emery lasci il cioè, Paris Saint-Germain probabilmente a fine anno caccerà Emery, perché non dovrebbe vincere lo scudetto e se lo vince, se lo dovesse vincere non avrebbe fatto nulla di che. Dalla Champions è uscito in modo assurdo, quindi probabilmente, anzi quasi sicuramente, Emery non rinnoverà il contratto con il Paris Saint-Germain, però si è anche elevato. Quindi, a meno che Monchi non sia in grande contatto con Emery, a quel punto sì, ma la vedo veramente molto dura. È un allenatore con grande mentalità europea che potrebbe andare veramente dappertutto. L'altro è Sampaoli. Sampaoli non mi fa impazzire, però comunque non è male come il gioco, diciamo, che offre. Per cui già con Sampaoli sarei un pochino più curioso, anche se preferirei un allenatore italiano. Detto questo, ragazzi, questo video finisce qui. Spero ovviamente che il video vi sia piaciuto. Se il video mi sono intrippato. Se vi è piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace. Se invece vi ha fatto cagare, come sempre, un dislike. Buon shalala.